Cerchi l'approvazione di qualcuno quando tradisci. Cosa provi quando le vostre lingue si toccano? Più piacere, più senso di colpa? Ma non lo so, dottore, cioè all'inizio è ovvio piacere, perché sennò non lo farei. Però c'è quel pizzico di senso Senso di di colpa. colpa, sì, c'è sempre il senso di colpa. Ma è chiaro, certo, è il piacere della trasgressione, un classico. Tu tradisci per il gusto di contravvenire alle regole. E se l'avessimo fatto per il gusto di contravvenire alle regole? No, io l'ho fatto perché mi piaci. Beh, ma anch'io! Te l'ho detto che quando sei arrivata al matrimonio ti ho notato subito. No, perché? Perché avevi lo stesso vestito verde della mia maestra il primo giorno di scuola. Ma dai, Sì. davvero? Soltanto che poi la mia maestra ha fatto solo quel giorno lì perché poi è morta. Ma la cosa bella è che... Triste. Sì, Triste. triste, triste. Anche bella però. E che quando siamo andati al funerale e c'era la bara aperta, lei aveva lo stesso vestito perché non aveva avuto il tempo di cambiarsi. Cioè, capisci? Lei aveva lo stesso vestito del giorno prima. Lei Tu aveva lo fumi? stesso... No. Peccato. Avrei una voglia di sigaretta. Ah, però ce l'ho una sigaretta, se vuoi. Ma sei detto che non fumi? È una storia lunga. Ah, sì, questa voglio proprio sentirla. Come? Minchia, la figlia del prof, che cazzo c'entra? Dei cammelli? Una chitarra, due co... No, aspetta, cosa ha detto? Dell'olio di palma? Cazzo, ma è un genio! Non ci avevo mai pensato, tutto questo con una sigaretta! Cazzo, ragazzi, ho imparato qualcosa, fighissimo! Ok, adesso comincia a farmi paura. Ma che tipo di paura? È più una fobia, più un'ansia, un disturbo No, no, ossessivo-compulsivo? no, è più un'ansia, cioè il fatto di Un'ansia. continuare a passare da un ragazzo all'altro, non riuscire mai a concentrarmi su uno, quello non mi lascia mai tranquillo, è quella l'ansia. Per caso, in famiglia da te qualcuno guardava Forum? Sì, mio padre. E? E litigava sempre con mia madre che voleva vedere Verdetto Finale. Verdetto finale? Verdetto Finale! Gran Beh, programma! sì, Immagino per la qualità decisamente. degli Eh ospiti, beh, però. eh Ma vogliamo parlare beh. della giuria? No, vabbè, No, anche non quello parliamo della giuria. È imparagonabile. Cioè, una giuria imparagonabile. intera contro un Un unico giudice. Ma giudice. Ma lo dico sempre, quando ho in no! mano No, no, ma il assolutamente telecomando, ragione. io Eh cambio beh, su Verdetto finale, ma ci perché tra l'altro la Rai mancherebbe! batte Mediaset 10 a 0. Lo diciamo? Lo vogliamo dire? No, non diciamolo. Ma pensiamolo quantomeno, no? Beh, È la verità. Cioè, Berlusca contro Mamma Rai? Non vogliamo. È imparagonabile. Comunque poi, se vogliamo mettere la giuria, i giurati, gli ospiti eccezionali, ma Barbara Palombelli, Barbara Palombelli, che... senti, ma tu ci credi a quella cosa che quello che fanno i genitori ti influenza quando sei adulto? No, no. Anche se io all'asilo avevo una bambina che mi bullizzava. Ma chi? Io? Guarda che non sono più una bambina. Sai quando proprio rimani impietrito? Ma perché a te piaceva? Ma piaceva. Forse non ti erano ancora scesi i testicoli. Diciamo che da piccolo non pensi molto alle ragazze. E a cosa pensavi? Ecco, noi giocavamo molto. Giocavamo a chi mangiava più terra. No, mangiavate la terra. Buona sera. E non mangiavamo solo la terra, chiaramente mangiavamo. Manda. Mangiavamo tutto quello che c'era, vermi, tutte le cose. Davvero? Ma anche noi lo Manda facevamo. ancora. Te che devi crescere. No, ma è assurdo. Cioè, io ero una vera campionessa di mangiaterra. Cioè, non ti dico tra l'altro quante volte sono finita dal dentista perché avevo mangiato troppa Anch'io, terra. sì. Ma Ma assurdo. allora vedi che qualcosa in comune ce l'abbiamo? Sembra di sì. Sei bella. No, Eh? ho detto che sei bella. No, ho sentito. Sei bella. Sei. Sei bella. Ma non sono sorda, però mi piace l'avocado.
Allora abbiamo due cose in comune. Piace anche a te? No, non sono sordo. Comunque non me li puoi fare questi complimenti così al brucio. Ma non guarda vale. Che non era un complimento, eh. E allora cos'era? Stavo guardando la cosa da un punto di vista scientifico. Cioè? Cioè il teorema della bellezza. Si prendono due occhi spaziali, due labbra carnose e un sorriso da sballo e si ha una ragazza bellissima. Sappi che non puoi fare il furbo perché ero un po' bulla e quindi non mi puoi prendere in giro che ti bullizzo anch'io. Com'era la tua, tra l'altro? Cosa ti faceva? Com'era? Era strana, era. Mi aspettava sempre all'ingresso di scuola e poi, quando arrivavo mi prendeva per mano, no? E dopo che mi prendeva per mano facevamo una serie di giri per la classe, io e lei per mano, e poi non mi faceva mai... Scusa. E poi non mi faceva mai giocare con gli altri bambini. E mi riempiva di carezze, mi riempiva di carezze, di baci teneri. Faceva quelle cose che fanno i bambini, no? Ma che carina, scusa, e tu? Io mi sa che sono uno che nella vita ha fatto tanti errori. Tanti proprio, sì. E tu di errori non ne hai mai fatti? Ma in che senso, dottore? Non lo so, vedi tu. Vuoi continuare con tutti questi tradimenti? Beh, cioè? Cioè, quanto durerà con questo Paolo qua? Alberto. Alberto? Come il lupo? No, intendo dire che prima c'è stato Luca, poi è arrivato Davide, poi è arrivato Giulio, poi c'è Max, adesso Alberto, sono stato anch'io. Vabbè, lei dottore... Vabbè, comunque... Dovrei scegliere prima o poi, no? Sì, lo so, però lei lo sa, io vivo per queste farfalle, il fatto di conoscere una persona per la prima volta, di raccontarsi, di farsi conoscere per la prima volta, è una cosa che, niente, non ce la faccio, mi fa impazzire. Sara, noi siamo nati per innamorarci, e questo è vero, però arriva un momento in cui dovresti decidere se vivere di ciò che accade... Oppure cominciare a costruire qualcosa per i fatti tuoi, no? E tu hai deciso cosa farai da grande? Da grande quando? Ma tipo quando finisce il dottorato. Ah, beh, non credo che ci sia un futuro per me in Italia. Ah. Probabilmente andrò in Svezia. Quindi sole, mare e vita loca. Tu cosa faresti? Se vuoi un mio consiglio, sposala. Posso presentarti degli amici che fanno delle messe. Delle messe nere. E tu invece cosa vuoi fare nella vita? Io? Eh no, la domanda è pertinente. Dove hai studiato? No, davvero, dove hai studiato? Comunque, vogliamo continuare con le farfalle nello stomaco o... O è il momento di cominciare a crescere? Io vorrei crescere. Vuole crescere? Oh, fa culo! Mica! Mica! Ok, anche voglio crescere.